aveva un segno straordinario, ricorda il segno di Matisse. Era una delle persone che aveva la più grande capacità di schizzare di tutte le persone che sono passate in archivio. Era molto bravo, aveva un talento enorme per il disegno. Luca era una persona molto gentile. Io ho imparato tantissimo da Chetomeda, la qualità in assoluto. Ecco, a me viene in mente Behrens per la Eiger in Germania, che era uno dei primi art director in fondo, no? Lui era molto veloce, le idee riusciva a trascriverle subito con la mano, col disegno. Lavorare con Luca era molto più semplice perché a volte non si dice tanto per dire che uno schizzo è più esaustivo di un disegno tecnico. Lui ti dava, nello schizzo che faceva, ti tridimensionalizzava l'oggetto, tu lo vedevi già, e quindi era facile lavorare con lui, perché aveva un'abilità. Allora, io, per me, Luca aveva come un dono, è come un pittore. Mi ricordo delle figure femminili sui divani che dovevo fotografare, sembravano dei nudi di Matisse. Disegnava tutta la scena, poi non va bene così, te la faccio a tre quarti, in diagonale, in 5 minuti rifaceva tutto. Era un grande disegnatore. Lui aveva un'eccezionale capacità di sintesi, grazie alla quale disegnava perfettamente quello che doveva essere poi il discorso generale della fotografia. Per un designer, sapere disegnare bene, dico liberamente, è essenziale. E se uno non sa fare uno schizzo e spiegare le sue idee a un'altra persona con una matita, un pezzo di carta, facendo dei schizzi, è praticamente senza parole, perché non si può spiegare un design con delle parole. Luca per me era il tipico architetto italiano che sa anche disegnare oggetti. Quando l'ho incontrato a Ulm, Luca era, come dire, un personaggio dinamico, no? Più che dinamico, forse quasi irrequieto, velocissimo. Mi ricordo che quando noi appunto si andava in città, andavamo poi a prendere una birra o che, lui aveva sempre tac, disegnava. Luca prendeva un foglio e Fasevinci era il foglio che c'era in commercio di materiale, e da lì poi tirò fuori tutto il resto. Penso che voi abbiate tutti i disegni, però i disegni del Luca, le prospettive che faceva, anche intanto che mangiava, ciappava un fiore. C'è poi una forza, sicurezza del tratto. È un maestro, per me è davvero un maestro del disegno. Quindi per me è qualità disegno, qualità fotografica e qualità tipografica. Cosa si vuole di più? Avevo una grande capacità di pensare al principio costruttivo. Il dettaglio non era solamente un elemento tecnico, ma anche un elemento formale, estetico, importante. Decorativo. Se lei guarda i suoi dettagli, sono di una qualità assoluta, sono fatte da due righe, non sono arzigogolati. I suoi schizzi erano fantastici, erano delle opere d'arte, erano bellissime.
erano precisi, erano chiari, si capiva tutto. Infatti il grande rispetto che avevano gli operai del Sacchi per Meda era per quel motivo, perché sì, era era un vulcano quando entrava in bottega, faceva un casino della Madonna, faceva le battute, prendeva in giro, veniva preso in giro, si scherzava, però poi a livello professionale era in gambissimo, era bravissimo. Meda, che arrivava lì da un cliente e praticamente dal mattino alla sera ti dava un prodotto, lui trasformava sempre, cioè lo allargava, lo stringeva, lo allungava, no? Ti faceva le viste da sotto, da sopra, dentro. Luca arrivava e cominciava a dire di provare a fare un angolo. Era difficile capire prima cosa dovevo fare, un dettaglio, perché lui sapeva già quello che doveva fare. Voleva vedere un dettaglio perfezionato con gli innesti, con la foratura. Non lo faceva capire subito, cioè lui sapeva già se doveva fare un tavolo, se doveva fare la sedia, se doveva fare uno scritto. Lui lo sapeva sicuramente, no? Partiva da un dettaglio che era la cosa più difficile, te la faceva fa e rifà 10 volte. E se non funzionava perfetto, come diceva lui, lo faceva fare per la 11ª volta. Una volta fatto, esteso, era come fare un esteso, saltava fuori il mocchio. Nessuno ancora aveva mai fatto i divani con i braccioli che muovendoli cambiavi la profondità, per cui il divano diventa un oggetto versatile dove stai seduto, ma muovendolo diventa più... Adesso li fanno tutti. Una seduta profonda, un dei bed, queste cose qui, che non le faceva nessuno. Noi alla T70 facevamo il multiplo, era un mobile che ne ha vendute a treni, ma sempre a bussolotti. Invece Luca faceva il mobile con una spalla sulla spalla, ripiano, come fanno adesso praticamente. L'innovazione dell'industria mobile è stata quella lì. Chiamato industria, no? L'architetto Meda era chiamato industria. Industria perché rappresentava l'industria. Uno dei primi progetti che Luca ha fatto con me era la Lambda, la sedia di lamiera, che era fatta con la tecnologia dell'automobile. Era anche come forma, aveva tutta una forma tutta curva e organica. Il prodotto dovrebbe essere la forma e la sostanza. Noi dovevamo essere la sostanza e lui la forma. Dice no, lui che motori ci mettiamo dentro? Tac, 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 cioè così. Poi se gli piacevano le proporzioni metteva l'altro foglio sopra che era un po' trasparente, cominciava a disegnare l'interno. Sì, sì, lui era tutto entusiasta di fare designer. Questo disegno qui, cioè a parte il capotarlo, a parte la bellezza del disegno così, ma c'è tutta una storia dentro. Perché vedi, questo qui è il promotore di Portofino, perché una delle storie ricorrenti con Luca era la ricerca di questa casa, dove siamo andati dovunque, in Svizzera, sul Lago Maggiore. Quindi quella era la casa dei sogni. Sì, il Luca sul lavoro non parlava mai di lavoro, parlava di tutt'altro, di politica, della sua famiglia, delle sue storie. Cioè la formazione mentale di una che fa un lavoro così artistico e viene da tutta la sua personalità. Io pensavo proprio a questi disegni che rappresentano un modo di vita del Luca, perché Luca secondo me lui aveva una visione armoniosa o continua, per cui il lavoro, muoversi, vedere delle persone, era tutta una cosa comune. Questi disegni mescolano un sacco di cose che fanno parte di modi di... Sì, non separava. Perché facevano parte della vita.
una delle cose che mi ha subito impressionato del Luca è il suo modo di disegnare, di tenere in mano la matita. Un altro scrive oppure parla, eccetera, lui disegnava. Anche con voi piccole, le faceva sempre, faceva un segno, poi diceva, sto disegnando, e tac, da un punto lui tac, ricostruiva tutta la bicicletta senza mai staccare la mano. Aveva un dono particolare.